Buongiorno a tutti, anch'io mi unisco al È stato ringraziamento. illustrato oggi in videoconferenza il terzo rapporto sullo stato della ricostruzione nelle quattro regioni colpite dal terremoto del 2016-2017. Il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, si è soffermato in particolare sui risultati del lavoro svolto in un anno, fornendo i principali dati delle attività portate avanti e di quelle che è ancora necessario sviluppare. Il focus ha evidenziato il numero di domande approvate e di cantieri autorizzati, raddoppiato rispetto al totale dei 4 anni precedenti. Da 5.325 al 30 giugno 2020, oggi sono 10.263. Numerosi anche gli interventi pubblici finanziati e la ricostruzione dei centri storici andati interamente distrutti. Fondamentale si è rivelato il processo di semplificazione che si è appena concluso. La bozza del testo unico è già stata inviata alle amministrazioni. Dopo aver recepito le osservazioni dei sindaci, ha detto Legnini, provvederemo alla stesura definitiva. Bilancio positivo anche per il rapporto con i cittadini, sensibilmente cresciuto e diventato più confidente. Qualche preoccupazione sul futuro però c'è. Non sarà facile mantenere il ritmo spedito fin qui sostenuto, 25 decreti al giorno. Per farlo occorre la capacità dei territori, non sempre garantita. I costi dei materiali sono aumentati e, di contro, mancano tecnici e imprese. Delle 23.000 iscritte nell'elenco, sono appena 7.000 quelle che hanno ricevuto almeno un incarico. E questo è il punto su cui bisogna lavorare per mantenere i ritmi fin qui sostenuti. Governo e Parlamento, ha detto ancora Legnini, stanno garantendo le risorse imponenti sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata. E entro l'anno nuovo il programma delle opere pubbliche potrà essere esteso anche a tutte le scuole. Ma la vera novità, secondo il commissario Legnini, è l'impostazione di questo processo. Alla ricostruzione si affianca infatti anche lo sviluppo dei territori, sia nei comuni del centro Italia che nella cratere Aquilano. Il presidente della regione, Marco Marsilio, ha commentato così il terzo rapporto sulla ricostruzione presentato dal commissario Legnini. Certifica, ha detto Marsilio, la grande accelerazione impressa dalla regione Abruzzo e l'efficacia delle misure speciali e delle assunzioni di personale fortemente richieste per lungo tempo. Dalla relazione del commissario Legnini si evince che l'incremento più consistente nella ricostruzione privata si è registrato proprio in Abruzzo, con un più 197%, seguito da Umbria più 98%, Lazio più 93% e Marche più 82%.